attraverso l'Italia e poi l'Africa e poi ancora più lontano vado. E attraverso gli occhi che incontro e le storie che ascolto mi sorprendo a scoprire qualcosa che unisce. È come una musica e io ci vado dietro. Eppure sono così lontani quei mondi, sembrano così diversi quei volti. I ragazzi di Librino assediati da mafia e cemento e le giovani etiopi che lavorano come schiave per $2 al mese. Cosa unisce quell'uomo che ha perso il lavoro e la casa a quella ragazza che ha lasciato tutto quello che aveva per dedicarsi ai più poveri? Cosa rende sorelle ai miei occhi Noemi, che spende le sue notti tra le ragazze di strada, a quella madre che osserva il suo bambino venuto al mondo in uno sperduto avamposto africano? Ascolto l'odissea di Amel e la sua voce e i suoi silenzi si confondono con quelli di Guerrino, conosciuto in una mensa di Roma. E le sue lacrime mi ricordano quelle di Camilla, cresciuta senza infanzia nelle disperate favelas di Fortaleza. C'è un momento in cui tutto sembra troppo, impossibile, inutile. Ma è un momento. Sento una voce, alzo lo sguardo. E attraverso gli occhi che incontro e le storie che ascolto, mi sorprendo a scoprire qualcosa che unisce. I'm